sacrificio delle vittime civili. Noi abbiamo via vittime civili, in realtà quando diciamo il nome di quella strada noi nominiamo decine e decine di migliaia di morti della Seconda Guerra Mondiale. Una tragedia veramente che ci riguarda, un lavoro sulla memoria che non dovremmo abbandonare mai. Io credo che non ci sia nessuna delle nostre famiglie che non ha un morto, un disperso, un ferito in guerra. E questo lavoro di Gianni in particolar modo colpisce Jacopo e Francesca. Questo lavoro ci colpisce di più, appunto, se pensiamo a quanto forse costruiremo anche una società civile più attenta se ce le ricordassimo, le vittime innocenti dei conflitti che ci coinvolgono tutti quanti. Allora, siamo giunti all'ultima canzone e di norma questo è il momento delle presentazioni. Due parole poi dopo, su 100 giorni di Foggiani. Però la band è importante, una band non è un aggregato di persone che sanno suonare uno strumento. Una band è una comitiva di amici che sanno stare bene insieme, che sanno litigare e fare la pace, che sanno costruire qualcosa insieme e che il proprio talento più o meno vasto, più o meno grande, lo sanno mettere in campo assieme agli altri. Per cui, ladies and gentlemen, cominciamo da chi cominciamo? Cominciamo da qui, dai. Da quella che ti fa il bidone, l'ha detto lei, quella che ti fa i bidoni. Allora dovete sapere che lei è la donna dalle mille attività, quindi quando dice sto arrivando devi calcolare tre quarti d'ora almeno. E se viene, però poi viene, comunque arriva sempre e quasi sempre, ma diciamo quasi sempre. Ma la Dea Kali l'abbiamo messa noi perché suona, ci sono dei momenti in cui suona contemporaneamente fisarmonica, tastiera e qualche altra cosa veramente impressionante. Oltre al conservatorio, al pianoforte, che sono quelli suoi studi, fisarmonica, poi anche ogni tanto basso, batteria, clarinetto, ogni tanto se ne viene con uno strumento nuovo, dice, Gianni, sto studiando questo, che ne dici? C'è una sorella, non lo so, una persona speciale. Cristina Donofrio. C'è questo che sta seduto su uno stagionino strano, una scatola particolare. La scatola si chiama Cajon o Cajon, in base alla zona delle Ande dove lo vogliamo pronunciare. O Cajon, che però in Veneto significa ben altro, quindi forse è meglio dire Cajon. Lui sta sul Cajon, quindi. Ieri ci siamo trovati a suonare in un'altra circostanza, ha suonato il tavolino da bar, cioè quest'uomo è capace di percuotere qualunque cosa e produrre un suono che è un suono. Signori, Alfredo Ricciardi. Via. Allora, vedete questo signore qui, c'è il chitarrone, il basso acustico. Questo signore è uno dei rari esempi di musicista che a volte fa anche quello che gli pare senza necessariamente, come dice, anche con generosa amicizia. I musicisti quando sono professionisti vivono di musica, quindi quando, è importante che loro, come dire, abbiano anche un ritorno, ma qualcuno criticava, diceva così i musicisti non si affezionano mai ai progetti, alle band. Non è vero, lui è un esempio di musicista professionista che generosamente si è affezionato moltissimo a noi, al nostro disco. Perché non ci stanno soldi stasera? No, era un modo carino per dire che stasera non paghiamo nessuno di noi paga. Ma gli ha nemmeno portato il limoncello? Non gli ha nemmeno portato il limoncello, che è il nostro, come la nostra benzina, prima un bicchierino piccolo, senza, non con moderazione sempre, ma insomma, prima di cominciare lo spettacolo intanto brindiamo sempre. Signori, un maestro autentico al basso, Sergio Picucci. Anche lui come noi tutti, però che ha sempre un'attività principale e poi l'amore per la musica, purtroppo spesso l'ha fatto così, noi così siamo, abbiamo ognuno di noi un'attività principale e poi l'amore per la musica.
Voi prima parlavate di Gade, eccetera. Questo signore è importante per Foggia, mi permetto di dirlo. E vedo tante altre belle anime. Tante altre belle anime qui, Foggia è, insomma, qui c'è, insomma, mi permetto di dire che c'è la crema della nostra città, che ha tanti, tanti problemi. E si è inventato una volta una cosa che si chiama Gruppo Amici della Domenica, ma non era studiato a tavolino, era soltanto che era passato vicino a una piazza, uno slargo, la famosa piazza Tavuto, l'ha vista tremendamente abbruttita dalle esplosioni di petardi di dei mezzi delinquentelli, eccetera, e ha detto semplicemente, basta, non è cosa. Ha lanciato un tantan un giorno su Facebook, ha detto vediamoci tutti quanti, lì portiamo una cosetta da mangiare, festeggiamo in quella zona degradata di Foggia, perché dobbiamo portare la gioia lì, dobbiamo vedere che si può protestare, come dire, sottovoce, come, come ama dire. Nel frattempo si è svegliata la sua grande chitarra, che da ragazzo lui generosamente donava a delle band negli anni 80, e le sue dita meravigliose ce le ha regalate anche questa sera. Cesare Rizzi! Chiamarmi Sandra Mantegna. Mi sopporta da 17 anni, 7 di fidanzamento e 10 di matrimonio. perché prima lui ha detto Sandra e Raimondo, no? Signori, signori, la mia musa ispiratrice, va bene così, mi sono risparmiato la cazziata. Va bene, mi sopporta veramente da... Non lo so, questa non è una sviolinata, non so se, come si dice, tu dietro un grande uomo, no? Io non lo so se sono un grande uomo sicuramente, però lei è una grande donna. Al flauto e all'altare, perché mia moglie è Chiara Stella Fatigato. Il maestro Raffaele De Sele, coautore dei testi. Gli amici del caso che non conosce, Patito Giumarulo e Michele Sebalone, fondamentali. E io volevo salutare anche i padroni di casa della libreria Ubic che ci hanno ospitato questa sera, tutto un gioco di mail e telefonate da Foggia alla Slovenia. Noi viviamo da 5 mesi in Slovenia, confine con l'Italia, io lavoro a Trieste, eccetera. E un grazie di cuore ad una vera amica, alla vera artefice di questa serata. E lei, che prima voleva essere una sorpresa, poi me l'ha dovuto dire nel corso dell'organizzazione, è un'idea sua e di mia moglie questa serata, Pina Tota. Qualcosa proprio, sì, però se lo metta, no, 2 ore e mezzo no, 2 minuti e mezzo. Una collana devi. Allora, in principio era il verno. Certo, Giovane Foggiane, l'ha già detto lei, l'ho scritta che avevo 20 anni. È una canzone su bombardamenti. Io lessi questo il libro di bellissimo, no? Di Luca Cicolella, La morte venne dal cielo. Mia nonna era sotto i bombardamenti, la scampata bella scampando a piedi verso Piccari. E racconto sempre la storia del latte, un latte scandet, la voglio riproporre perché siamo in diretta streaming, so che ci sono degli amici, dei colleghi da Trieste che ci stanno seguendo, ma anche altri da altre città, perché su Facebook altri foggiani che stanno fuori hanno detto che avrebbero seguito la diretta streaming. Un latte scandet vuol dire latte terrorizzato. Io non la capivo questa cosa quando mia nonna la diceva, ma quando scappava a piedi aveva mio padre piccolino di appena un anno in braccio e lo allattava scappando con Foggia alle spalle che bruciava e saltava in aria. Lei, scappando a piedi con un'altra bambina piccola, che era mia zia, la sorella maggiore, di 3-4 anni, e mio padre di un anno, il bambino rifiutava il latte, non lo prendeva, perché il terrore cambiava il sapore del latte. E quindi l'idea di concepire il latte materno, simbolo della vita e della gioia per eccellenza, che venisse rifiutato da parte di chi di quella vita e di quel simbolo doveva assolutamente beneficiare per colpa del simbolo della distruzione, della morte per eccellenza, ossia il bombardamento, la guerra, mi colpì moltissimo. E tutte queste cose, queste esperienze, così un giorno tornai a casa e scrissi questi versi. Estremi personaggi di estrema destra, personaggi di estrema sinistra, che bello, è anti-americana, e gli altri, che bello, è antifascista, vieni a cantare da noi. No, questa è una canzone dalla parte degli ultimi, degli sconfitti, di quelli che sui libri di storia non ci vanno a finire.
persone, spaccava le strade con le sozze mercati bambini, una sola lotta di campo, ci mancavano due minareti, era classica vita foggiana. Era guerra soltanto via radio, nessuno se l'aspettava, che spuntasse dietro quel sole, la bomba che se lo toccava, carico già mi tenete duro, sono pieno di cordoglio, continuerete per poco lo giuro, ve la sicura Pietro Badoglio. Non sono rossi, non sono neri, sono civili con pochi pensieri. Questi morti nessuno li brama perché li uccise. La bomba americana.